Ciao a tutti bambini, sono Erika di Insegniamo Bimbi. Oggi questo video per presentarvi una bellissima novità, la pubblicazione dei nostri primi due libri. Prima di iniziare questo video, questa breve intervista insieme a Andrea Boasi, Art Director e Official Designer di Segniamo Bimbi, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare le notifiche e adesso sigla! Eccoci bambini, pronti a guardare insieme a me le novità? Ok, prima però devo raccontarvi brevemente cosa è successo in quest'anno. Quest'anno infatti sono mancata da YouTube, da Instagram, insomma dal pubblicare spesso come facevo prima, perché questo progetto mi ha presa a 360 gradi. Infatti quest'anno ho vissuto tantissime emozioni bellissime grazie a Segniamo Bimbi, perché mi ha permesso di conoscere persone fantastiche, di collaborare con esperti, professionisti meravigliosi che hanno portato poi alla nascita di questi due piccoli volumi. Questi due volumi sono stati presentati quest'anno al Salone del Libro di Torino e quindi adesso vorrei condividere con voi una piccola chicca proprio riguardante il Salone del Libro. Guardate un po'. Avete visto? È stata un'esperienza bellissima far parte dello stand di Logos insieme a tutto il team di Logos Edizioni, che voglio davvero ringraziare di cuore, e un grazie particolare va alla figura di Lina. Ciao Lina! Che ha creduto sin dall'inizio in Segniamo Bimbi e in questo progetto che avrà sicuramente un seguito, ma non posso dirvi troppo. Iniziamo dai primi due volumi. I primi due volumi che sono stati creati dal team di Segniamo Bimbi, dal fantastico illustratore che è Roger Olmos, un illustratore spagnolo che è riuscito a mettere nero su bianco, no, diciamo colore su bianco, l'anima di Segniamo Bimbi, quindi grazie Roger, bacio anche a te. E volevo poi ringraziare gli esperti del CREI che hanno collaborato attivamente insieme a noi, nello specifico un abbraccio particolare, permettetemi un grazie sentito di cuore affettuosissimo ad una mia cara amica che appunto ha permesso che tutto ciò diventasse realtà, Debora. Grazie Debora. Poi faremo anche una micro intervista io e te insieme, così da divertirci un pochino di più. Detto ciò, arriviamo nel vivo di questo video. Iniziamo a scoprire cosa sono i primi due libri di Segniamo Bimbi, cosa troviamo dentro. Allora, partiamo subito dal primo, che si intitola Tada! Alfabeto manuale. Sulla copertina dell'alfabeto manuale trovate questo meraviglioso fenicottero che si è incastrato, ha il collo incastrato tra le dita della lettera F. Questa infatti è la lettera F. E all'interno troviamo appunto questo simpatico fenicottero rosa. Nel retro copertina invece troviamo una balena che si è incastrata, anche lei si nasconde, più che incastrata, si nasconde dietro la mano della lettera B. Voi direte, ma cosa c'entrano gli animali con le mani, l'alfabeto, cosa sarà mai? Bene, in questo manuale sono illustrate le lettere dell'alfabeto manuale della lingua dei segni italiana, la LIS. Andiamo a curiosare un pochino insieme, così scopriamo
perché è così magico questo libro. Andiamo quindi nel vivo del libro, quello che interessa a noi. Cosa troviamo nel libro? Tantissimi disegni bellissimi, rappresentante tanti animali diversi, perché in realtà abbiamo fatto una selezione particolare, quindi trovate tantissimi animali, alcuni davvero molto strani. Io devo ammettere che alcuni di questi animali li ho scoperti e ho saputo della loro esistenza proprio facendo la ricerca linguistica dedicata alla nascita di questo libro, tipo l'oazin. Cosa sarà mai l'oazin? Prendete il libro e lo scoprirete. Avete notato qualcosa di particolare? Ci sono in primo piano chiaramente delle mani, piccola parentesi bimbi, le manine che vedete disegnate qui, sono molto orgogliosa di questa cosa, sono le manine del mio primo bimbo, di Riccardo. Roger le ha illustrate, quindi abbiamo dato lui le foto reali delle mani di Riccardo e lui ha avuto la capacità straordinaria di renderle, di far prendere loro vita attraverso l'illustrazione. Quindi le manine che vedete sono in realtà le manine di Riccardo e noi queste foto le abbiamo fatte. Mi emoziono sempre un po' quando racconto questa storia. Le abbiamo fatte in piena pandemia, sul balcone di casa, con un set luci assurdo. Abbiamo fatto le foto alle manine di Riccardo, che appunto segnavano l'alfabeto manuale, e da queste foto è nato poi un altro materiale che trovate disponibile sul nostro sito, che sono le carte dell'alfabeto manuale, ma questa è un'altra storia. Quindi dalle foto delle manine di Riccardo nascono queste illustrazioni. Poi, in base alla lettera raffigurata, in questo caso abbiamo la L come? Leone, non vi svelo il segno perché lo troverete qui. E voi mi direte: Erika, ma scusami, dov'è il segno di leone? Io non lo vedo. Osserviamo bene bene questa pagina. Vi è la L nell'alfabeto manuale della lingua dei segni, giusto? Ok. Poi abbiamo questo leone meraviglioso che ruggisce. Si dice ruggisce del leone? Dovrebbe, sì, che ruggisce. E poi c'è questo disegno simpaticissimo di un leone fatto in maniera, mi verrebbe da dire, come se l'avesse disegnato un bimbo, quindi un leone molto simpatico. Giù abbiamo la L in stampato corsivo minuscolo, la L in stampato maiuscolo, la parola leone in stampato corsivo minuscolo e la parola leone in corsivo. Voi penserete: mamma mia, quante cose, ma a cosa servono? Bene, per chi mi conosce o da un po' segue il canale Segniamo Bimbi, sa che noi siamo estimatori del metodo Montessori. Il metodo Montessori prevede che i bambini inizino a scrivere non dallo stampatello, come avviene invece nella maggior parte delle scuole standard italiane, ma partano dal corsivo, per una serie di motivi che adesso non so a spiegarvi, poi magari Andrea facciamo un video su questo nel caso in cui ci fosse qualche curioso. Quindi scrivetemi nei commenti se siete interessati a questa cosa, così provvederemo a fare un contenuto ad hoc per questa cosa qui. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di rendere tra virgolette accessibile, passatemi il termine, questa illustrazione e le scritte a tutti i bimbi d'Italia, quindi tanto bambini che iniziano a scrivere in corsivo e iniziano a leggere il corsivo, quanto bambini che invece iniziano a scrivere e a leggere partendo dallo stampatello. Questa più o meno, no? Sembra abbastanza chiara come cosa, quindi abbiamo analizzato come è composta una pagina. Poi non so se avete notato, c'è un qualcosa di particolare
un po' bruttina forse, però è proprio quella cosa che rende questo libro magico, questo quadratino giallo qui. Perché questo quadratino è così magico? Adesso facciamo che inquadrarlo con il nostro telefono e vi mostro proprio qui vicino a me cosa succede se inquadriamo questo quadratino giallo. Guardate un po'. Visto? Quindi inquadrando il QR di questa pagina, la L di leone, abbiamo Deborah che segna prima cosa la lettera, quindi ci mostra come segnare usando l'alfabeto manuale la lettera L. Subito dopo Deborah fa lo spelling della parola leone, quindi segna in dattilologia. Lo so bimbi che questa parola sembra difficilissima, non è così difficile. La dattilologia è proprio la possibilità che abbiamo in lingua dei segni di fare lo spelling di una parola. Quindi è come se noi disegnassimo con le lettere dell'alfabeto manuale la parola leone, scrivendola nello spazio. È una magia anche questa. Quindi abbiamo Deborah che segna L, E, O, N, E. Finita questa parte, Deborah ci mostra il segno di leone. Perché come voi sapete la lingua dei segni non si basa sull'alfabeto, le persone sorde, ma i segnanti in generale, non usano l'alfabeto manuale per comporre ogni singola parola, non esiste proprio. La lingua dei segni ha un suo lessico molto molto ricco. Allora forse qualcuno di voi, curiosi, potrebbero pensare, ma allora perché avete deciso di inserire lo spelling se c'è poi il segno dell'animale? Ottima domanda, ottima osservazione. C'è un perché. La divisione di presentazione della lettera, dattilologia della parola e presentazione del segno è voluta perché questo manuale non è destinato solo ai bambini udenti che vogliono imparare la lingua dei segni. Questo manuale è destinato anche a tutti quei bambini sordi che vogliono potenziare la scrittura in italiano. Quindi la dattilologia serve per lo più ai bimbi sordi per far comprendere loro come quella parola in italiano si scrive. Il segno serve per insegnare ai bambini udenti come si traduce in lingua dei segni quel determinato animale. Quindi questa struttura particolare del video è stata pensata, ragionata e voluta proprio per rendere accessibile questo libro a tutti i bambini. Bambini udenti, bambini sordi segnanti, bambini sordi oralisti. E questo, bimbi, è il nostro primo libro, l'alfabeto manuale. Ora, se siete curiosi di scoprire quanti e quali animali ci sono dentro questo libro, vi lascio qui, sotto questo video, proprio sotto questo video, il link per l'acquisto di questo piccolo volume. Ovviamente dopo aspetto i vostri feedback, perché sono anch'io curiosa di sapere se questo libro vi è piaciuto e se sì, quanto vi è piaciuto! Quindi aspetto i vostri feedback, bimbi!